Ah, che bella giornata, Anthony. Finalmente un po' di momento per noi. Non vedevo Ma l'ora. che bella giornata! Mi hai invitato e sto facendo assolutamente il palo mentre voi fate tutto il tempo in fidanzatine con Anthony, Anthony e Robby. E chi ci pensa a Robby? Vabbè, nessuno pensa a Robby. Stiamo andando a farci una passeggiata. Dai, su, prendi un po' non d'aria. Non mi hai fatto nemmeno un complimento oggi. Cos'è? Sei gelosa? Senti, ma non penso sia gelosa. Con i capelli laccati anche male da una mucca. Io non sono gelosa, semplicemente mi dai fastidio. La tua esistenza, il tuo respirare, ok? Dai, e non mi interessa cosa pensi. Ehi, parla quella così brutta che ha bisogno di un cappuccio. Senti, non l'ho detto, stavo scherzando, non mi stai... Parla quello che fa il ladro di professione e penso che abbia perso Jenny più di mille volte in una sola serie di YouTube. Basta! Oh mio Dio, non gioverà nessuno litigare così tanto. Basta, andiamo semplicemente avanti e divertiamoci. Andiamo su, Anthony. Non capisco. Anche perché ha paura che io ti tratto meglio. Che la tua migliore amica ti tratta meglio. Ma lui è il mio fidanzato e tu sei la mia migliore amica. È tutto diverso qui, dai, su, coraggio. Sì, andiamo. Sì, saltella pure, sfigato. Ah, che bella arietta fresca, vero? Si sta proprio bene qua al centro poi del server. Un milkshake al cioccolato? Sì, se ne hai uno in più. Tieni. Sì, ne hai uno in più. Tu, brutto struzzo, non è che vorresti anche tu qualcosa da bere? Ehi, orso sbiadito. Sbiadito a cosa? Parla quello un tozzo di Lego. Spostati. Perché devi spostarmi? Mi sono seduta io qui per prima. Spostati tu che mi stai occupando la vista del paesaggio. Ok, ragazzi, perché dovete litigare mentre ci sarò io qui? No, perché lui attacca a briga. Vi prego. Non ne posso più. Non dovete litigare. Una giornata così bella di sole, tranquilla. Uff, ok, allora andiamo a prendere una pizza. Wow, una pizza. Oh, a me piacciono le pizze. Sì, sì, andiamo, Anthony. Ah, ragazzi, che bello. Io mi sa che prenderò una pizza con le patatine. Te la faccio io la pizza con le patatine, nessun problema. Ah, fate patatine, grazie. Vuoi. Tante patatine. Ehi. Che cosa vuoi? Oh mio Dio, ma sai solo urlare e lamentarti? Non sai fare nient'altro, fammi capire. Tu stai a sedere. Io prendo ordine da te, ok? Faccio io la pizza. Per la mia donna. Buon per te, io faccio la pizza per la mia migliore amica, capito? Ragazzi, non è il caso, in pizzeria è un posto così pacifico, si mangia. In pizzeria. È lui che mi ha attaccato per la terza cerchi volta. Cerchi rogne? No, no. Ti cerco solamente di dare la pizza. Vabbè, a Jenny. Io tieni, mi vado Jenny. A sedere, ok? Bene, guarda che buona. Secondo me è una delle pizze migliori che potrei mangiare. Grazie. Perché l'ho fatta io e non lui. Ti tiro la pasta in faccia. Senti, vuoi proprio che io ti tiro la pasta con la salsa in faccia? Adesso chi è migliore? Io mangio. Ecco, Jenny, prova la mia. Un'altra pizza, ma sono già abbastanza piena, Anthony. Ok, la provo. Gnam, che buona. Sì, no. In mezzo io te l'ho fatta un'altra ancora. Perché sono più veloce e migliore. Tieni, prendi di questa pizza che è sicuramente meglio di quella. Basta, di quella sua. Ne ho già mangiato qua tantissime. Ehi, basta. Puoi dire chi ha fatto la pizza migliore? Ragazzi, darei una competizione. Tu sei la mia migliore amica, lui è il mio fidanzato. E nessuno deve vincere o perdere, ok? Ho mangiato 4 pizze e sto esplodendo. Ok, non è umanamente possibile mangiarne altre. Ah no? Beh, però è umanamente possibile regalarle più uova possibili. Ciao a chi arriva l'ultimo perde, ciao! Vedi cosa hai fatto? Oh mio Dio, adesso mi vogliono regalare pure le uova. Dove è andata Robby? Sto prendendo più uova possibili. Stai zitta, mi fatti. Ti prego, scusami. Senti, la potevamo semplicemente giocare tutti e tre assieme. Ma sei lui che mi scassa dall'inizio. Inizio del video, scusami. Ma vi state solo, facendo competizione e basta. Le tue uova sono marce. Lo senti, guarda, ti faccio vedere io. Che le uova marce. Cioè, tieni, Jenny. Ti faccio vedere io un attimino cosa sono le uova marce. Ma perché? Sai che cosa c'è di marcio qua? Sai che cosa c'è di marcio in questa stanza? Lui, il suo stupido cervello a nocciolina che si ritrova in questo momento, ok? Basta, ecco, uova! No, aspetta, ne dovrei avere altre. Tipo questo, e poi questo, apposta, prendi tutte queste. Non ti lamentare, prenditi le uova. No, ecco, prendi le mie. Ci trovi i super leggendari, sarà più belle. Sì, vabbè, abbiamo trovato il ladro hacker adesso. Che ha le uova programmate per farti trovare dei leggendari. Di male in peggio, veramente. Ok, basta, mi avete riempito di uova. Cosa che non le potrò mai schiudere. Chi ha tutto questo tempo per schiudere così tante uova? Beh, posso schiudertene io una. Nessun problema, ti faccio vedere. Guarda, prendi un'altra, adesso la schiudo. E quello che ci trovo te lo regalo a te. E io posso schiuderle tutte. Ah sì, vediamo come le schiudi tutte. Quindi vediamo. Faccio io. No, faccio io. Io. No, io. Basta. Mi avete rotto le scatole. Ma proprio
18. Non ne posso più. Una cavolo di giornata che volevo passare bene in compagnia, divertendomi con i miei, col mio ragazzo e la mia amica. No, dovevate rovinarla. Siete incredibili, incredibili. Sapete che cosa? Visto che ho pochi soldi e voi non volete passare una bella giornata, divento piccola e me ne vado. E ti prendo io cura, me ne prendo cura io. Non avete capito niente. Cioè, chi deve, hai bisogno un po' di relax. Guarda, stai avendo le rughette da cani. Non avete capito? Oh mio Dio. No, Anthony. No, Anthony, devi dammelo subito in braccio, fermati. Anthony. Ok, siamo a casa. Che cosa mi farai fare adesso, eh? Ecco, fai tutto quello che vuoi, sei libera. Oh, per la prima volta posso fare quello che mi pare in casa tua. Posso anche saltare con le scarpe nel sofà. Sì. Puoi giocare anche con i giochi di Axel, tanto sei piccola adesso. Hai ragione, sono piccola e posso fare tutto quello che voglio in casa tua. Jenny! Dove sei Jenny? Jenny, permesso, Robby, ciao. Mi ha dato il permesso di fare tutto quello che voglio in casa. Sì, il fatto è che io ho creato un bella zona di relax. Sì, una bella zona relax per i bimbi con tutti i giocattoli là, il bagno caldo e addirittura una zona divertimenti tutta apposta per te. E più ti ho portato il latte. Sì, sì, latte, voglio andare nella zona divertimenti. Allora, ciao, senti, Anthony, casa mia è decisamente no! No, cavolo. Jenny, diglielo vomitare che vuoi, così, che vuoi vedere casa mia. Diglielo, Jenny, diglielo. Voglio vedere anche casa sua. Ecco, stai fermo. Non vuoi rispettare il volere della tua ragazza? Che è un ragazzo orribile che sei. Orribile. Che hai detto? Ho detto che è ragazzo Anthony, Robby, orribile. No. Di meno. Basta. Smettete di litigare, voglio andare a vedere il parco giochi. Ok, è il momento che tu venga con me. Ciao, Lord Antonio. Allora, mia cara Jenny, qui c'è la tua zona relax se ti vuoi un po' addormentare e prenderti cura di te. Poi, se vieni di qua, hai un'intera piscina per te, eh? Ti puoi rilassare, fare un bagnetto, ma c'è la parte migliore che è sopra, eh? Ti posso prendere, vieni qua. Sì, vieni qua, voglio Jenny. andare su. Ok, allora, la parte su, ok, è un tutto per te, è una mega stanza sola detta per te. Qua se vuoi puoi anche sfilare, ma non credo tu ti piaccia molto. Però in generale, tada! Posso invitarci tutti i miei amici qua. Ci puoi fare una mega festa qui. Guarda, ci sono i letti con le scale, c'è anche la televisione, cioè tutto quello che vuoi qua. Sì, che bello. Ecco, questa è la dimostrazione che sinceramente la tua migliore amica ti tratta meglio del tuo ragazzo, che nemmeno sa metterti nell'ambiente giusto. No, mio Dio, è arrivato. Anthony, vieni qui. Mi stai riportando via. No, non di nuovo. Mi sei mancata. Mio Dio, che ossessivo come ragazzo. Però a camminare così tutto il giorno mi verrà da vomitare, basta. Ecco, sono tornata normale, siete contenti? Sì, però ho un'idea, voglio proporle a signora Antonio una richiesta di pace, ok? Hai ragione, mi sono stancata oggi. Dovremmo semplicemente mettere da parte le divergenze e accettare questo mio regalo. Che dici, eh? Io mi stavo per arrabbiare, pensavo che scusarvi. Dai, ovviamente, Anthony, alla salute, lo prendo anch'io, così lo beviamo insieme, va bene? 3, 2, 1, bevilo! Oh mio Dio, cosa hai fatto, Robby? Emozione che ti gradisce la testa, che cretino. Ma quindi non gli hai chiesto scusa? Ma che cavolo, è da cattivi fare così. Almeno ora sono più intelligente di te. Sì, con più aria in testa, hai ragione. Ah, basta, mi sono stufata, non voglio più stare con voi. Se volete litigare, litigate, fate tutto quello che volete. Io me ne vado a casa da sola. No, da sola no, Jenny, aspetta. Ah, Copernico, sei tu l'unico mio vero compagno amico. Ormai quei due non fanno altro che litigare. Cioè, a me è rimasto solo il mio cagnolino affezionato. Ti voglio tanto bene, lo sai. Oh, Jenny! Ah? Jenny, dove sei? Ciao. Oddio, quello lì ha ancora la testa gigante. Ma ragazzi, che fate? Ti ho portato popcorn, se ti piacciono tanto. Ok, grazie. Ma quindi come siete messi? State ancora litigando? No, siamo in una pace pacifica che non potrebbe comportare nulla di male. Cioè, non, perché cosa te lo fa pensare? Ah, sì, beh, se siete in pace, perché non mi arredate questa stanza insieme? Così ho tempo di vedere che siete in pace. Io ti ho portato una corona perché sei la mia regina. Oh, tesoro, grazie. Sto per vomitare. Comunque, signor sì, Jenny, tutto quello che vuoi, vado a farti la stanza. Devo proprio, sai che devi proprio. Ecco.
Ecco, vai, vai, vai. Oh, ragazzi, avete finito? Sicuramente vi avranno fatto una casa una camera bellissima. Non vedo l'ora di vederla. Ragazzi, sto entrando. Spostati subito, non lo devo mettere io quel pezzo lì. Spostati, cicciona, fammi costruire. Senti, brutto testa grossa, che non sei alto. Quel blocco dovevo metterlo io. Guarda che combinato a terra, hai distrutto tutto. Vai via, non sei capace. Oh, mio Dio, cosa è diventata questa stanza? Ma vi rendete conto cosa avete fatto? Un'occasione vi ho dato, una. Dovevate fare una cosa. È colpa sua. No, è colpa sua. Solo sua. No, sua. Sono ufficialmente arrabbiata con voi e non ci sentiremo più fin quando non avrò le vostre scuse ufficiali.